Ciao e benvenuti a questa piccola pillola, molto breve. Vi volevo far vedere come poter creare le proprie variabili. Io già l'ho creata. Per crearla basta andare su variabili. La variabile altro non è diciamo, un numero che varia, quindi non è una costante. Una volta che noi creiamo la nostra variabile, si vengono a creare gli appositi. Diciamo che nella variabile già ci sono i blocchi associati, però comparirà la possibilità di poter inserire la nostra variabile. Allora, per creare basta cliccare su Crea e possiamo scegliere se inserirlo per uno sprite o per altri sprite. Cioè, ho per tutti gli sprite. Io già l'ho creata, quindi non scelgo. E poi, una volta che ho creato, diciamo, la mia variabile, la posso gestire. Io ho utilizzato cambia moneta di 1 perché vi volevo far vedere come si incrementa, diciamo, la variabile. Ed è molto semplice anche creare un'animazione che possa divertire anche i bambini, no? Allora, quando si clicca su questo sprite, lo sprite si nasconde, cambia la moneta di 1, si attende un secondo e si mostra. Questi sono i blocchi per far vedere l'incremento della variabile. Quindi questa volta non c'è bisogno di azionare la bandierina per mostrare, insomma, l'animazione, ma basta cliccare. Allora, clicco 1, si nasconde, riappare e la moneta si incrementa. Clicco 2, si nasconde, riappare e la moneta si incrementa. Ecco, e si può continuare, diciamo, ogni volta che io clicco all'infinito, insomma. Questa è l'animazione che volevo mostrare. Insomma, la variabile sono facili da gestire e sono numeri che variano. Quindi, di conseguenza, fare un gioco con l'interazione con altri sprite veramente sarebbe, diciamo, il massimo. Però è carino vedere, insomma, la funzione della variabile. Nella prossima pillola parleremo delle liste oppure dei blocchi operatori. Fatemi sapere quali vi interessano maggiormente. Con questo, diciamo, voglio chiudere una piccolissima, diciamo, un piccolissimo video, un breve video che mostra una funzione. Spero che vi piaccia, condividete, iscrivetevi e buona giornata.